ragazzi, oggi sveglia alle 6 del mattino, sono preparato, sono qua in Val di Susa, oggi una super avventura, non sono vestito da bici, ma sono vestito per camminare, per fare un po' di escursione. Infatti voglio scalare Roccia Melone, tra l'altro c'è un vento pazzesco, e ho sbagliato già l'abbigliamento perché ci sono neanche 10 gradi, ho anche i pantaloncini corti, però sa che mi toccherà salire correndo, così almeno mi scaldo un po'. Seguiamo il sentiero e vediamo. Sarà una meta veramente bella, una vista spettacolare. Vediamo se riusciamo a salire fin su. La cima si trova a 3500 metri e vediamo dove riusciamo ad arrivare. C'è un vento, ragazzi, che non avete idea. Andiamo. Tra l'altro io amo un sacco tutti questi borghi, tutte queste viette, sentieri, e perdersi qua in mezzo è veramente bello. Poi guardate che vista che iniziamo ad avere alle mie spalle. Saliamo, saliamo. Sono anche ben accolto da vari cani qua nei dintorni. Qua ci sono anche le indicazioni. Ecco qua. Noi proseguiamo per questa strada qua, Roccia Melone, sentiero dei ginepri, e vediamo. Siamo partiti all'incirca da 400 metri d'altezza e adesso saliamo e pian piano si farà più dura. E poi purtroppo, come dico e ripeto tante volte, qua in Piemonte, ma io dico in Piemonte come alla fine dappertutto, siamo pieni di posti veramente splendidi che alla fine poi nessuno ci va o nessuno conosce, e poi boh, magari mi sbaglio, tante persone sono già salite su di qua. Però come dico, spesso mi trovo a parlare con tante persone che mi dicono: no, non ci sono mai stato, bellissimo, dove si trova? E poi alla fine si scopre che è vicinissimo, magari alle zone in cui viviamo. Altro continua ad esserci un vento. Sembra una strada, quindi continuiamo su di qua, vediamo dove mi porta. Un po' di tè al limone super dissetante. Tra l'altro guardate che bella la mia maglietta del Giro d'Italia, invece del 2018, me la porto sempre con me, spesso la metto, tra l'altro molto bella, l'avevo regalata anche qualcuno di voi. Niente, continuiamo la scalata.
che dire, mi sto scaldando un bel po', infatti c'è un bel sole, non pensavo in realtà che stessi bene. Vabbè, ho anche la termica sotto, prima avevo la felpa, adesso comunque ho anche una maniche corte sopra, e diciamo che salendo a buon passo non fa neanche così freddo. Vediamo più su come varierà la temperatura, ormai siamo già a una buona quota e ci dovrebbe essere anche il rifugio a breve. Vediamo, facciamo poi la tappa lì, magari una pausa per mangiare qualcosa e poi continuiamo a salire se si riesce fino alla cima. Zone così deserte mi sento un po' Heidi, ma adesso mi fermo, c'è un piccolo rifugio lì, mi fermo a mangiare il mio sgombro che mi sono portato, poi faccio l'ultimo pezzo, siamo su, tra l'altro qua siamo belli in quota, infatti ci sono già varie parti dove c'è la neve, magari certo delle parti più all'ombra. Salendo su sarà bello elevato sicuramente. Ed eccoci finalmente qua con il mio sgombro, ora mangio. Guardate qui alle mie spalle, la meta è in là, salendo lassù, e non mi resta che reintegrare un po'. Poi ragazzi, altra cosa importantissima che ci tengo a dirvi, potrà essere una stupidata, però spesso magari quando vado a fare qualche escursione, cose del genere, vedo magari rifiuti o cose abbandonate durante il percorso, quindi non mi sembra giusto, anche perché ci troviamo in uno spazio, come ti dico e ripeto, all'infinito, stupendo. E quindi vedete qua, io qualsiasi cosa, che siano i gel, che sia la scatoletta che ho mangiato prima dello sgombro, qualsiasi altra cosa, me la rimetto nello zaino, anche perché cestini non ce ne sono e la butto poi quando arrivo a casa. E nulla, guardate questa bellissima cascata che scende giù, completamente ghiacciata tra l'altro. Si sale ancora di quota, qua inizia a far freschetto, infatti mi sono vestito come si deve, ho messo anche il cappellino termico così mi riparo anche le orecchie e tutto quanto, e poi la parte più importante ovviamente è questa qua centrale, che ho la termica e tutto il resto. Eccoci qua, ora ultimo pezzo, siamo proprio sulla cima, l'acqua qua ghiacciata, siamo sotto zero qua, vedete qua completamente ghiacciato. Poi la cosa assurda, che ogni 3x2 mi perdo, non capisco quale sia il sentiero, e quindi sto salendo di ignoranza dritto, infatti è anche bella pesante a livello di gambe salire dritto così, forse questo
inizia a somigliare al sentiero, ma secondo me non c'è sempre un vero e proprio sentiero. O sarà che non li ho visti io, ma mi è piaciuto abbastanza improvvisare a me per salire. Vediamo. E siamo arrivati finalmente. Guardate che meraviglia. Siamo sul tetto del mondo, sopra, ben sopra i 3000 metri. Fa freddo perché non sono vestito tantissimo, però perché c'è anche tanto vento. È proprio bello, sono veramente soddisfatto, contento di essere arrivato fin quassù con le mie forze. E il panorama mozzafiato, inutile che ve lo sta a dire. Come sempre, nei video, nelle foto, non rende nulla in confronto a come nella realtà, che è qualcosa di incredibile. Ve lo consiglio di venire quassù perché è proprio proprio bello bello bello. E nulla, mi ha fatto piacere raccontarvi questa avventura e il video finisce qua. Ciao! Ah, dimenticavo, da un buon influencer non poteva mancare la super asta di selfie, così faccio anche qualche foto da qua sopra.